Oggi affronteremo le interrupt. Questo è un tema che alcuni di voi già mi chiedono da tempo. Penso che sia venuto il momento di affrontarlo. Le interrupt sono un meccanismo potentissimo di cui dispongono tutti i microcontrollori e microprocessori ed è un sistema per interrompere il lavoro del microcontrollore e farlo reagire immediatamente a qualcosa che richiede un'attenzione particolare. Questa attenzione particolare può essere la pressione di un tasto, un evento imprevisto, immediato o tempestivo, oppure ancora l'arrivo di dati che vanno gestiti e controllati immediatamente. Le interrupt si possono usare anche per risvegliare il microcontrollore che è stato posto in una fase di sleep. Vedremo anche questo argomento nei prossimi video. Per realizzare il tutto vi serve un circuito molto semplice, adesso vedremo come fare. Quindi voi avete il vostro Arduino che ha il suo loop e che viene eseguito in modo continuo. Abbiamo visto in tutti gli sketch finora che tutto accade nel loop, quindi è una gestione sequenziale, no? A volte avete anche delle pause che interrompono completamente l'esecuzione del loop, non sono previste interazioni alternative. Il problema di questo tipo di approccio è che il loop potrebbe essere fatto da moltissime istruzioni, quindi se voi avete all'inizio la parte che va a leggere i pulsanti e poi fate 2000 altre cose prima di tornare qua sopra, quindi passano parecchi millisecondi. Può capitare che lo sketch non sia responsivo perché se siete occupati a fare altro e qualcuno preme un tasto non ve ne accorgete. Come si fa a far sì che il tutto sia più reattivo? Si utilizzano le interrupt che sono un meccanismo comparabile a una specie di campanello, no? Quindi quando vi suona il campanello di casa subito correte a vedere chi è andato a suonare. Le interrupt sono legate a alcuni eventi e per esempio anche il cambio di stato di alcuni pin. Per Arduino 1 i pin interessati sono solo il 2 e il 3 purtroppo. Altri tipi di microcontrollore, quindi l'Arduino Omega, il Micro Leonardo, lo 0 e il 2, hanno varie altre possibilità. L'uno è quello con le possibilità più ridotte perché ha solo questi due pin. Sull'Arduino 2 o Arduino 0 potete usare qualsiasi pin. Per utilizzare un interrupt bisogna uno dire ad Arduino che voglio usare le interrupt. Poi devo definire una funzione che serve per gestire l'interrupt, cioè quella che viene richiamata quando accade qualcosa. Poi bisogna legare questa funzione a uno dei pin, quindi il 3 o il 2, e poi dire che tipo di segnale andrà ad attivare la chiamata. Il tipo di segnale può essere. Ci sono varie, anche qua abbiamo varie possibilità, c'è il change, c'è un qualsiasi cambio di stato del pin che va da alto, basso, basso, alto, oppure c'è rising, cioè segnale che passa da basso ad alto, falling, segnale che va da alto a basso. Questo solito è il migliore perché quando premete un tasto e lasciate, l'istante che conferma la pressione è il momento proprio in cui togliete il dito. Poi c'è anche low, cioè quando il segnale è basso, e high, che scatta quando il segnale è alto, però funziona solo con Arduino 2, quindi non metto un'altra parentesi. Io consiglio di usare il falling con i tasti. Vediamo che tipo di circuito ci serve. Molto semplice, un tasto, un LED. Abbiamo il nostro Arduino, il LED di segnalazione lo mettiamo sul pin 13, questo ci serve per capire che è successo qualcosa. Metto la resistenza da 390, va bene qualsiasi resistenza da 220-390, io ne ho qualche migliaio quindi uso queste. Qui ho il LED collegato a ground. Dall'altra parte collegheremo il solito pulsante tra i 5 volt, questo è il tasto, resistenza da 10K, ground, e questo andiamo sul pin 2 o 3, a seconda di come preferite, quindi sono gli unici due che possiamo usare con Arduino. Lo sketch, come vedrete, non è per nulla complicato. Nel setup, intanto dico che il pin 13 è un'uscita. A questo collegheremo il LED. Poi mi serve una variabile, la metto qua, int stato uguale low. Questa è la variabile che collego al LED. Nel loop vado a fare digital write 13 stato. Quindi il LED sarà acceso o spento a seconda del valore di stato. A questo punto mi serve una funzione, chiamo void cambia, non deve avere parametri, non restituisce nulla. Questa è la funzione di gestione dell'interrupt. Qui dentro farò così, stato uguale not stato, cioè inverto il valore di stato in modo che se
Quando verrà premuto il tasto è collegato a un interrupt, quindi Arduino sa che deve andare a chiamare questa funzione cambia, dentro cambia, giro stato, quindi se low diventa high e viceversa. Però devo fare una cosa, perché questa è una funzione speciale. Questa routine di gestione dell'interrupt, viene anche chiamata così, può usare delle variabili, ma queste devono essere globali e qua ci siamo, cioè visibili in tutto lo sketch. Ma di tipo particolare devono riportare la scrittura volatile. Questo garantisce che la variabile non possa essere modificata da nessun altro all'interno di cambia. Nel setup uso attach interrupt. Qui dentro metterò a che pin collegare la chiamata. Digital pin to interrupt. C'è un metodo di comodo. E qui diciamo voglio collegarlo al pin 3. Poi gli dico il nome della funzione da chiamare. Semplicemente cambia e poi gli dico l'azione. Vi ricordate che avevamo falling, rising, change, low, high? Mettiamo falling. Quindi questa scrittura dice ad Arduino che se dovesse accadere qualcosa sul pin 3, in particolare un cambio di stato da alto a basso, lui deve andare a richiamare subito, immediatamente la funzione cambia. La funzione cambia, gira il valore di stato. E quindi il loop che continua a ciclare si vedrà cambiare sotto il naso stato e il LED si accenderà. Possiamo fare verify, caricare lo sketch e verificare che funzioni. Quindi premendo il tasto vedrete che il LED si accende e si spegne. In questo caso la gestione è molto semplice, però potrebbe complicarsi. Faccio vedere un altro caso adesso. Quindi senza cambiare molto le cose, è possibile far sì che la gestione dell'interrupt sia sganciata. In questo modo le interrupt sono stabilmente collegate al pin, però potrebbe anche essere necessario scollegarle, in modo che funzioni una volta sola. Come si fa a scollegare la chiamata alla funzione cambia? Basta usare una scrittura detach interrupt all'interno della funzione cambia. Qua bisogna dirgli il pin. Bisogna fare questa scrittura, digital pin to interrupt. In questo modo andiamo a staccare, disattivare il meccanismo delle interrupt e quindi potremo accendere il LED una volta sola. Potete usare attach e detach a piacere, in modo da attivare le interrupt solo quando necessario. Compilate, caricate, questa volta il LED riuscirete ad accenderlo una volta sola. Oggi abbiamo imparato a usare le interrupt, come avete visto non è alla fine una faccenda molto complicata. Se ci fossero dei dubbi, visto l'argomento delicato, lasciate un commento e per oggi è tutto. Quindi vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!